Ciao a tutti, benvenuti anche oggi sul mio canale, anche oggi per un video vlog che è dedicato alla grande manifestazione estiva che è il Cantagiro, manifestazione estiva che ha avuto un periodo gloriosissimo, quello fra gli anni 60 e gli anni 70, ma che poi è ripartito veramente con forza e tuttora è in essere questa manifestazione. Allora, oggi sono qui per parlarvi di un'altra edizione e vi ricordo che tutte le edizioni del Cantagiro raccontate in unici vlog sono appunto all'interno di una playlist che si intitola La storia del Cantagiro. All'interno di questa playlist troverete tutte le storie di ogni edizione, ma troverete anche degli spin-off che poi sono inclusi anche nella playlist dedicata alle storie dei cantanti e dei musicisti, spin-off che raccontano la storia di chi in realtà il Cantagiro lo vince, va bene? Io quando all'inizio ho parlato del fatto che ho intrapreso, ecco, una strada veramente impegnativa, era perché gli artisti che vincono il Cantagiro, almeno in questa prima fase di questa manifestazione, sono tutti nomi enormi della musica italiana che necessitano di storie spin-off molto lunghe e sinceramente anche colei che vince questo Cantagiro, che poi vi dirò dopo, in realtà appunto avrà bisogno di puntate su puntate per raccontarla tutta, ma va bene, siamo molto curiosi di conoscere la storia di quest'artista perché sicuramente sarà veramente affascinante. Però per adesso ci fermiamo a parlare del Cantagiro. L'edizione che vi parlo oggi è quella del 1965. Buona visione e benvenuti sul mio canale. Il Cantagiro del 1965, manifestazione musicale itinerante annuale degli anni 60, si svolse tra il 23 giugno e il 10 luglio del 65, che poi era il giorno della finalissima di Fiuggi. Questa edizione entrò proprio nella storia perché per la prima volta ebbe tre tappe, delle tante tappe che aveva durante il suo giro, anche all'estero. Per esempio, che so, il primo di luglio la carovana del Cantagiro si trasferì a Mosca, il 7 luglio invece a Francoforte sul Meno e l'8 luglio invece a Vienna. Allora, il Cantagiro del 1965 fu presentato da Danny Paris e Daniele Piombi. Il direttore di gara fu Enrico Maria Salerno. C'erano veramente uno spaccato di quell'epoca, veramente applausi, strilli di fanatismo, c'era qualche fischio anche perché i ben pensanti dell'epoca, ad esempio, non sopportavano i cantanti cosiddetti capelloni, la gente arrampicata sugli alberi, cartelli stradali, semafori, lampioni, appassionati e curiosi appostati fin dal primo mattino davanti agli alberghi per vedere cantanti e anche forze dell'ordine indaffaratissime per fermare il tutto. Addirittura ci sono stati anche degli insistenti, fino al limite del grottesco, manovre di molti che, pur di entrare a far parte della giuria del Cantagiro, si spinsero per farsi raccomandare politicamente. Addirittura questo succedeva nel 1965. Le tappe toccarono tantissime città: Bari, Trani, Foggia, Pescara, Fermo, Ancona, Ravenna, Modena, Mosca, Reggio Emilia, Marina di Massa, Sesto il Levante, Genova, Palermo, Francoforte, Vienna ed infine poi Fiuggi. Fiuggi sia per l'ultima tappa e sia per la finalissima del 10 luglio. Le canzoni in gara in totale sono 39. Artisti nuovi sono 20, gli artisti big sono 19, quindi girone A, girone B per questa edizione del 65, che adesso vado a raccontarvi dicendovi chi erano i cantanti in gara e le canzoni. Il Duca della Luna, che torni a ricordare. Pensi più a me, non cercare più di me, yeah, yeah, non ti voglio più vedere, yeah, yeah, yeah. Tu sapevi. I
cantanti in gara e le canzoni in gara al Cantagiro del 65 saranno in totale 39. 19 riguarderanno i big della canzone italiana nel girone A, mentre 20 riguardano le nuove proposte del girone B. Fra le nuove proposte ci sono dei nomi che poi diventeranno enormi negli anni 60, ma poi ci sono anche delle vecchie conoscenze, nel senso anche artisti che hanno già partecipato in questa categoria nelle edizioni passate. Allora, prima di tutto, parto proprio dal girone B, ci sarà Andrea Lovecchio, grande autore della musica italiana, qui cantautore con La ragazza di Reggio Emilia. Ci sarà anche Elio Alonge con Io non voglio la carità. Ci sarà anche Anna Maria Parise con Non è giusto. Debutta Caterina Caselli e lo fa con Sono qui con voi nella categoria Nuove Proposte. Roberto Fulgori con Non piangere. Elisabetta Ponti con Non cercare la luna. Valentino con Voi che sapete. Lalla Castellano Pupa Yeye. Gio Fedeli con È andata così. E Gianni Di Cristina con Abbi pietà. Arrivano anche le Snobs con Amore ti ricordi. Franco De Marchis quando scende il sole. Ricky Maiocchi Quella che cerchi. Sonia e le sorelle con Sulla sabbia c'era lei, La cricca con Balliamo senza scarpe, Mario Anzidei con Non ti perdonerò, Roby Ferrante con Il giorno mio e Valeria Piaggio con Tu non pensi più a me. Ad essere premiate poi in realtà saranno soltanto le prime due, e la seconda ad arrivare sarà Roberta Mazzoni con Ho sofferto per te, ma a vincere la categoria Nuove proposte del Cantagiro del 65 sarà Mariolino Barberis con Il Duca della Luna. Il girone A del Cantagiro, cioè quello dedicato ai big della musica italiana che concorrono a vincere il Cantagiro del 65, sempre ricordando che però in ogni tappa viene in realtà proclamato un vincitore, ogni tappa del Cantagiro avrà il suo vincitore. Poi nella serata finale di Fiuggi viene fatto praticamente la stilata la classifica finale e viene appunto proclamata la canzone vincitrice in assoluto. Allora, al 19° posto in finale di Fiuggi del Cantagiro del 65 ad arrivare ultimo sarà colui che in realtà aveva vinto l'anno precedente la categoria Nuove Proposte, e sto parlando di Paolo Mosca, la canzone che si intitola Io ritorno a casa. Al numero 18 ci sarà Vittorio Inzaina con Ti vedo dopo messa. Numero 17 Remo Germani con Dammi la prova, e al 16° posto si classificherà Ricky Gian con La mia voce. Al numero 15 arriverà Tony Renis, Nessun'altra che te. Numero 14 Gino Paoli, Rimpiangerà rimpiangerai, e al numero 13 Mario Abbate con Amore pensami. Al numero 12 Nicola Di Bari con Piangerò, al numero 11 Giancarlo Guardabassi che non si è persa mai un Cantagiro dal 62 in poi, qui canta Torna torna torna, ed infine Edoardo Vianello che arriva decimo e lo fa con la canzone che si intitola Il peperone, tutte canzoni famosissime degli anni 60 di Vianello. Nella top 10 ci sarà anche Dino al numero 9 con Il ballo della bussola, Little Tony al numero 8 con Ogni mattina e al numero 7 la Donatella Moretti che ha fatto tutti i cantagiri fino ad oggi con Ti vedo uscire. Numero 6 Michele, Dopo i giorni dell'amore. Numero 5 Pino Donaggio con Sono nato con te. E al numero 4 una nostra vecchia conoscenza, Los Marcellos Ferial con La casa del sole. Ma il podio del Cantagiro del 65 sarà il seguente. Al terzo posto Nico Fidenco, L'uomo che non sapeva amare. Al secondo posto Gianni Morandi, è arrivato secondo con Se non avessi più te, ma a vincere il Cantagiro del 65, e qui ora ti ci voglio con la storia da raccontare, ci vorranno 20 puntate, vince il Cantagiro del 65 con la canzone Lui, Rita Pavone. E la classifica dei dischi più venduti del 1965, che è una classifica dei primi 100, piena di grandissimi successi evergreen, ma all'interno di questa classifica annuale ci sono anche 11 canzoni che in realtà arrivano dal Cantagiro del 65. Allora, la canzone più venduta in assoluto di questo Cantagiro è proprio quella che vince, la canzone di Rita Pavone che si intitola Lui, che arriva all'11° posto fra i dischi più venduti del 65.
Al numero 14 ci sarà La Cassa del Sole di Los Marcello Sferial. Numero 17, Se non avessi più te, di Gianni Morandi. Numero 22, L'uomo che non sapeva amare, di Nico Fidenco. E al numero 26, Ogni mattina, di Little Tony. Numero 43, Il ballo della bussola, di Dino. Numero 66, Il peperone, di Vianello. Numero 67, Rimpiangerai, rimpiangerai, Gino Paoli. Al numero 87, Dopo i giorni dell'amore, di Michele. Numero 90, Sono nato con te, Pino Donaggio. E al numero 98, l'unica nuova proposta a entrare in classifica dell'anno, ed è la seconda classificata, non il primo, quello che ha vinto, e sto parlando di Roberta Mazzoni, che arriva al 98esimo posto fra i dischi più venduti del 65 con la canzone Ho sofferto per te. E tutta la gente andranno a dirlo subito ai suoi. Tu ritorna a casa tua senza di me. Il Cantagiro del 1965 viene ricordato per il grande numero di pubblico, ad esempio, e di fan per le strade, perché è stato un Cantagiro confusionario da questo punto di vista, nel senso, un'edizione in cui veramente diciamo il pubblico dei giovanissimi che voleva conoscere gli artisti in gara si appostavano dovunque. È rimasto nella storia anche per questo, non soltanto per le tappe straniere. Una cosa veramente curiosa di questa edizione del 65 è che in ogni tappa del Cantagiro c'era ospitato un cantante lirico. Non erano d'accordo praticamente in molti, ma Ezio Radaelli, che era l'organizzatore, pensò di ospitare a ogni tappa un lirico, perché negli anni 60 la musica lirica era molto in crisi, e quindi per cercare di aiutare questo tipo di settore artistico decise a ogni tappa di mettere un cantante lirico come ospite. Un'altra cosa curiosa riguarda invece Gianni Morandi, perché Morandi aveva vinto il Cantagiro dell'anno precedente, e quindi Ezio Radaelli e l'organizzazione l'avevano chiamato per fare l'ospite d'onore. Lui non accetterà l'ospite d'onore e dice: no, io se vengo al Cantagiro faccio di nuovo la gara. E si mette di nuovo in gara, fra l'altro arrivando secondo, assolutamente sì. Insomma, queste sono altre curiosità riguardanti il Cantagiro del 1965 che oggi vi ho raccontato con piacere, storia a puntate che è inclusa tutta quanta all'interno di una playlist che si chiama La storia del Cantagiro all'interno del mio canale. Da vedere, ci sono già diversi video, ci sono anche degli spin-off all'interno di questa playlist che sono dedicati a coloro che il Cantagiro lo vincono, va bene? Ai quali dedico proprio la storia in assoluto della loro carriera. L'ho già fatto per Celentano, l'ho già fatto per Peppino Di Capri, l'ho già fatto per Gianni Morandi, ma anche questa volta è dura, molto dura direi, perché devo parlarvi anche con piacere, ma stralunghissima, di Rita Pavone. Rita Pavone, assolutamente racconterò la sua storia come spin-off di questo Cantagiro del 65, quindi vi aspetto dalla prossima volta. Inizieremo la storia della grande Rita Pavone, anche lei alla Gianni Morandi maniera, sempre in pista, è assolutamente sì. Allora, io vi ringrazio quindi per la visione, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, io vi aspetto chiaramente la prossima volta. Ciao Dale.